Amici ascoltatori, buongiorno, buona domenica, bentornati per questo appuntamento con Diretta Basket, l'anteprima parte dunque da adesso una lunga giornata dedicata al basket con la nostra trasmissione che vibra sia per questo appuntamento che ovviamente per le gare nel pomeriggio e poi per la giornata di riepilogo in tarda serata. Campionato di basket Serie C regionale e nazionale, naturalmente nella scaletta della nostra trasmissione. Partiamo con la Serie C regionale perché è cominciata la giornata numero 4 del girone di andata che proponeva ieri anche la sfida tra Olimpica Basket e Cestistica Barletta. Risultato finale 111 a 45 per la squadra guidata da Rosario Saracino, che sicuramente avrebbe avuto maggior equilibrio se non fosse stato per un grave infortunio a Nicola Degni, uno dei giocatori di punta della Cestistica Barletta, che a 4 minuti e 50 dalla conclusione del primo quarto si è procurato un infortunio. Le sue urla di dolore sono state sentite in tutto il palazzetto. È caduto da solo facendo un movimento con la gamba sinistra. In sostanza, l'infortunio di Nicola Degni ricalca quello di Andrea Colapietro, il play della Olimpica 2 settimane fa, che si era infortunato negli ultimi minuti della sfida vinta contro l'Adria Bari. Naturalmente al giocatore vanno, da parte di tutti noi, naturalmente, i più sinceri auguri di un ristabilimento quantomeno in campo nel più breve tempo possibile. Speriamo naturalmente che non gli precluda questo infortunio tutta la stagione. Con un'assenza di peso, dicevamo, la partita poteva essere più equilibrata. Ci sono stati sprazzi di bel gioco da parte della Olimpica. Il punteggio lo dice anche un pochino esagerato, ma l'equilibrio, se Degni fosse rimasto in campo e senza quell'infortunio, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, quantomeno l'equilibrio si sarebbe mantenuto per tutta l'intera gara. Da segnalare che c'è stato anche l'esordio di Michael Panaggio, che deve ancora entrare bene negli ingranaggi di coach Russo, che comunque a fine gara era soddisfatto a metà, un po' per il risultato, un po' anche per la condizione dei giocatori, che comunque devono cercare di amalgamarsi sempre di più appena le cose lo consentiranno. Dunque, con questo importante successo, la Olimpica Basket fa un piccolo passo in avanti per quanto concerne il suo campionato, che comunque sarà sicuramente ricco di grandi soddisfazioni, oltre che questa, naturalmente. Ieri si è giocato anche un altro anticipo di questo campionato, ossia a Foggia, dove la Diamond ha vinto con il punteggio di 77 a 65 contro Fasano. Tra le altre gare di oggi, da segnalare naturalmente la sfida che verrà di Pontecorvo contro Vieste, o alla Webin Manfredonia che giocherà in casa contro l'Adria Bari. Adesso il campionato di Serie C nazionale, che è quello su cui è puntata gran parte della nostra programmazione di oggi di Speciale News. Si gioca oggi il settimo turno del girone di andata con la trasferta per la Castellano Udas contro la Media Read Basket Napoli. I ragazzi guidati da Matteo Totaro sono attese questo importante appuntamento, soprattutto dopo la beffa di 2 settimane fa ad opera del Nardò, che aveva vinto in casa proprio dei biancazzurri. La Media Read Basket Napoli è ultima in classifica, non verrà certo sfigurare, ma è chiaro a tutti che i biancazzurri, se riusciranno ad ottenere 2 punti importanti dalla trasferta campana, potrebbero affrontare il prossimo turno certamente con una maggiore dose
di tranquillità. Naturalmente è stata una settimana particolare, l'addio di Frank Mazzotta, poi il lutto per il preparatore atletico Lello Bufo per la morte del papà, a cui naturalmente vanno le nostre più sentite condoglianze. Poi naturalmente dalla prossima settimana si cercherà di capire quale sarà, chi sarà il sostituto di Frank Mazzotta, ma questi sono dettagli che poi valuteremo la prossima settimana. L'aspetto giocato è quello che ci interessa, perché è chiaro che l'assenza di Mazzotta si farà sentire ed è indubbiamente un fattore su cui è da non sottovalutare. Ricordiamo anche le altre sfide di questa giornata: la capolista Scafati va in trasferta contro il San Severo al secondo posto in classifica, quindi una sfida tutta da godere. Poi Ostuni Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Partenope Napoli, Agropoli Juve Trani, un'altra bella sfida, Benevento contro Nardò e poi Potenza contro Sarno. Ricordiamo anche la classifica aggiornata prima di questo turno, con Scafati in testa con 12 punti, San Severo e Sarno a quota 10, Juve Trani e Ostuni 8, poi a 6 punti abbiamo Nardò, Agropoli, Pozzuoli a 4, Castellano Udas, Benevento, Bernalda e Partenope Napoli, quella Megarid Basket 2 punti e Castellammare di Stabia e Potenza a quota 0. Naturalmente ricordiamo che l'altro appuntamento importante per Diretta Basket è naturalmente la diretta scritta di tutte le gare di oggi pomeriggio. In particolare, attenzione naturalmente per la sfida di Napoli, dove ci sarà la Castellano Udas. Ricordiamo dunque quello che sarà il quadro completo della nostra trasmissione del pomeriggio, con campo centrale Napoli per Megarid Basket Castellano Udas, poi gli altri campi collegati San Severo per Allianz Scafati, Potenza per Timberwolves, Potenza Sarno, Benevento per Benevento Nardò, e poi gli aggiornamenti dei primi tempi più i risultati finali dalle altre partite che non saranno in collegamento diretto, ossia Ostuni Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Partenope Napoli ed Agropoli Juve Trani. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questo primo appuntamento con l'anteprima, almeno per quanto riguarda Diretta Basket. Ci ritroviamo alle 17:50 con le gare e poi in serata alle 22 con la giornata. Grazie a tutti da Mino Siena, l'augurio di una buona domenica.